Swish! Ciao ragazzi, bentornati su Irrazionalix. Come vi sarete accorti, oggi è giovedì e ve ne sarete accorti anche dalla lavagna sporca. Non è un giorno classico in cui io pubblico, ma voglio fare un video speciale per due motivi. Il primo è perché sono rimasto veramente soddisfatto da come è stata recepita la sfida che vi ho posto sabato scorso e che finirà questo sabato alle 14. Moltissimi di voi hanno partecipato, sia sotto nei commenti di YouTube che nelle mie due pagine Instagram. E di questo sono veramente soddisfatto e quindi ho pensato, perché non creare uno spazio tutto nostro, sia per gli iscritti che per gli appassionati, che per quelli che vogliono discutere di matematica, di esercizi, delle Olimpiadi anche, o di qualsiasi altro argomento scientifico, una sorta di cenacolo in cui discutere insieme, discutere con me, discutere fra voi, eccetera. Ho detto, va bene, creiamo un gruppo Telegram. Quindi per l'occasione, link in descrizione, è disponibile il canale Telegram del canale, ovvero di Irrazionalix. Basterà cliccare sul link in descrizione, vi rimanderà al gruppo, cliccate joinate e siamo dentro. E la prima parte direi che l'ho finita, arriviamo alla seconda. Per la seconda parte invece vi voglio parlare di un esercizio, più che un esercizio, un dubbio, che mi è stato chiesto da un iscritto in una chat Instagram, infatti qui metterò lo screen del quesito, e sul subito ho detto, molto interessante, non avrei idea di come risolverlo. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono un po' informato, ho postato il quesito su Stack Exchange e su Overflow, sono due siti in cui diciamo i matematici di tutto il mondo si scambiano informazioni, aiutano gli altri matematici, eccetera, eccetera, quindi un po' barando, e un utente mi ha dato una soluzione veramente interessante, e quindi per l'iscritto in questione e per tutti voi voglio risolvere e portare la soluzione di questo quesito. Che cosa chiede? Beh, chiede sostanzialmente se la soluzione all'equazione x alla x più 1 uguale x più 1 alla x si può esprimere in forma algebrica. Che cosa intende il mio iscritto, credo, con in forma algebrica? Beh, intende che la soluzione x reale a questa equazione è un numero algebrico. Facciamo un brevissimo recap. Noi abbiamo x un numero reale. Che cosa significa che x è algebrico? Quindi possiamo scrivere x è algebrico, abbreviamolo con alg, se e solo se esiste un polinomio, chiamiamolo p di t, a coefficienti in q, e questo è fondamentale, coefficienti in q, tale per cui x possa essere scritto come una soluzione del mio polinomio, ovvero x è una radice di un polinomio a coefficienti in q. Se x non è algebrico viene detto appunto trascendente. Quindi l'idea è che questa soluzione reale a questa equazione, l'ho plottata su Wolfram Alpha e questi sono i risultati, come si vede c'è un'unica soluzione reale compresa tra 2 e 3, questo si può intuire dal fatto che facciamo x alla x più 1 uguale x più 1 alla x, se x è uguale a 2 viene 2 alla 3, che è certamente minore di 3 alla 2, se x uguale a 3 viene 3 alla 4, che invece è maggiore di 4 alla 3. Quindi se una soluzione c'è, per il teorema degli zeri è strettamente compresa tra 2 e 3. In effetti questa soluzione vale circa, quindi x è circa 2,29, eccetera eccetera, con infinite cifre decimali, ma quello che vogliamo dimostrare è che effettivamente questo numero non è esprimibile in forma algebrica, ovvero è trascendente. Vediamo insieme la dimostrazione. Bene, la dimostrazione di questo risultato si basa su un risultato molto forte, diciamo di teoria, se vogliamo, dei numeri, analitica, una cosa simile, ed è un teorema, quindi scriviamo theorem come dei bravi matematici, è un teorema dovuto a Gelfond e Schneider, che dice esattamente questa cosa qua, quindi prendiamo A e B, due numeri in R, quindi due numeri reali, e supponiamo che entrambi siano algebrici, quindi sia A che B sono due numeri algebrici. Allora, se B, oltre ad essere algebrico, è anche irrazionale, quindi si lega un po' anche al mio canale, abbiamo che cosa? Che A alla B è trascendente. Cosa significa trascendente? Ce lo ricordiamo, significa che non è algebrico, non è soluzione di nessun polinomio a coefficienti in Q. Ora, come facciamo a dimostrare che la nostra soluzione x, la nostra equazione, è un numero trascendente? Beh, per prima cosa si nota che x alla x più 1 uguale x più 1 alla x si può, diciamo, riscrivere portando l'esponente alla destra
come x uguale x più 1 alla x fratto x più 1. Ora, tutto si dimostra per assurdo. Supponiamo che la soluzione sia algebrica e l'assurdo che vogliamo ottenere è dimostrare, usando il teorema di Gerd-von-Schneider, che effettivamente deve essere trascendente. Che cosa abbiamo, quindi? Abbiamo se per assurdo, quindi se per assurdo x fosse algebrico, allora abbiamo che sia x più 1 che x fratto x più 1 sono algebrici. Questo discende da una proprietà un po' tecnica dei numeri algebrici che formano alla fine un sottoanello di R, ma questo non ci interessa. Diciamo, è intuitivo che se x è soluzione di un polinomio a coefficienti in Q, anche x più 1 e x fratto x più 1 lo sono. Quindi, se x è algebrico, anche x più 1 e x fratto x più 1 sono algebrici. Cosa ci dice questa cosa qua? Fatemela scrivere in rosso. Ci dice che se prendiamo il nostro x più 1 come il nostro b nel teorema di Gerd-von-Schneider e il nostro x più 1 come il nostro a, a noi basterà dimostrare che b è irrazionale, ovvero x fratto x più 1 è irrazionale, per concludere. Quindi dimostriamo insieme che effettivamente x fratto x più 1 è irrazionale, sempre dimostrandolo per assurdo. Ora quindi, supponiamo per assurdo che x fratto x più 1 sia razionale. Cosa ci dice questa cosa? Ci dice che possiamo scriverlo come una frazione della forma a fratto b, dove l'MCD tra a e b vale esattamente 1. Insomma, prendiamo questa frazione ridotta ai minimi termini. Che cosa abbiamo adesso? Abbiamo che x possiamo scriverlo come a fratto b meno a, per esempio, e x più 1 possiamo scriverlo come b fratto b meno a. Possiamo scrivere in questo modo perché intanto quando facciamo il rapporto i b meno a si cancellano e ci resta questa cosa. Ora che cosa abbiamo? Abbiamo che sostituendo il nostro x più 1 all'interno della nostra equazione, ovvero x uguale x più 1 alla x fratto x più 1, abbiamo che cosa? Sostituiamo, ci salta fuori a fratto b meno a uguale a x più 1, ovvero b fratto b meno a, tutto alla x fratto x più 1, che per ipotesi era il nostro a fratto b. Ora, eleviamo tutti e due i membri alla b e moltiplichiamo per b meno a alla a, b meno a alla b. E cosa otteniamo? Otteniamo esattamente questo risultato, ovvero b meno a alla a per a alla b, uguale b alla a per b meno a alla b. Ora, se ci pensate un attimo, abbiamo concluso. Perché abbiamo concluso? Fatemi scrivere in la parte destra. Supponiamo ora che esista un numero primo p, sicuramente esiste, prendiamo un numero primo p che divide b. Allora, sicuramente p non può dividere a, perché l'MCD tra a e b è 1, ma p non può dividere nemmeno b meno a. Perché se P dividesse B e P dividesse anche B meno A, allora avrei l'assurdo che P deve dividere la differenza tra i due, quindi B meno B meno A. Ma B meno B meno A fa esattamente A. Questo è assurdo perché l'MCD era 1. Questa cosa che cosa ci dice ora? Beh, se prendiamo un nostro numero primo, P, che divide il nostro B, allora abbiamo un P nella fattorizzazione del numero a destra, ma un p non ce l'avremo mai nella fattorizzazione di un numero a sinistra, perché abbiamo visto che p non divide a e p non divide b meno a. Questa cosa ci permette di concludere che questa espressione assurda, ovvero che x fratto x più 1 è razionale, quindi per il teorema di Gerd-von-Schneider ci permette di concludere che la soluzione x al nostro quesito è trascendente. E con questa finiamo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo, per chi è interessato, di iscriversi al canale Telegram, o se avete dei commenti sono lieto di rispondervi, chiedetemi quello che volete. Noi ci vediamo domani per il venerdì tematico, che sarà a tema topologico, mi raccomando. Ho detto tutto, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao agli uomini!